Fa bene alla salute e fa bene alle aziende che ci investono. La Camera di Commercio di Napoli cominciano le giornate della dieta mediterranea, una 3 giorni dedicata a cibi, tradizioni ed eccellenze tipiche del Sud Italia. Nella giornata inaugurale è anche ampio spazio all'esposizione e alla degustazione di alcuni prodotti d'eccellenza della Campania, a cominciare dagli oli ai vini, passando per mozzarella, pomodori e prodotti lavorati. Nelle sale della Camera di Commercio anche incontri, dibattiti e cooking show. La Camera di Commercio proprio nei giorni scorsi ha diffuso una guida che approfondisce tutti gli aspetti sulla tracciabilità degli alimenti e sul valore aggiunto derivante dal consumo di prodotti tipici delle nostre terre. La dieta, spiegano gli organizzatori, è al centro di una serie di iniziative che puntano ad allungare la stagionalità turistica nelle località, in particolare quelle che non sono al centro dei grandi flussi turistici tutto l'anno. La manifestazione organizzata in collaborazione con l'amministrazione regionale e Città dell'Olio si concluderà a Pollica, in provincia di Salerno, che è proprio il paesino del Cilento dove è stata formulata da un medico americano la dieta mediterranea. La dieta mediterranea ha un driver economico importante perché riesce a coniugare in sé valorizzazione del territorio, tipicità del territorio, anche le valenze, come dire, enogastronomiche come plus di una delle forme dei turismi possibili nella nostra regione, e quindi un fatto che ha un impatto anche di forte valenza, diciamo, culturale, turistica ed economica.